Fit for Free, ci siamo. Cosa vuol dire per la cittadinanza e cosa vuol dire per l'ambiente? Credo che sia per la città un fattore di maturità, un ulteriore fattore di crescita. Cercare lo sviluppo economico attraverso la sostenibilità ambientale è essenziale in questo momento storico, dove ovviamente tutti i territori si stanno cominciando ad adeguare a una normativa europea, e questa ordinanza ha anche delle caratteristiche particolari, poiché vieta l'uso all'interno degli esercizi commerciali, all'interno degli stabilimenti balneari e di tutto il territorio, i bar, ristoranti, ovviamente di tutto esteso a tutto il territorio comunale. Attraverso questo provvedimento vogliamo anche aiutare la crescita della raccolta differenziata. È ovviamente un provvedimento importante, ringrazio l'assessore Felice D'Argenzo, ringrazio tutta la mia amministrazione comunale, i capitanelli di porto, tutti coloro che hanno contribuito a creare questa ordinanza in maniera seria, in maniera concreta. E un plauso particolare va a Confcommercio, nella persona del presidente Giovanni Acampora, della sezione dell'ASCOM di Gaeta, il presidente Magnati, di tutti coloro che hanno voluto fortemente partecipare per la costruzione di un provvedimento che sia condiviso. Credo che il fattore di crescita di una città si misura anche in base alla condivisione di tutti gli attori che insistono sul territorio. Un altro punto di forza per la città di Gaeta, ma per l'intero Golfo di Gaeta.